Regala alla tua azienda un sito capace di comunicare. Chiamaci. La banca statunitense Lehman Brothers ha ufficialmente chiesto al Tribunale fallimentare di New York l'amministrazione controllata. Ormai la notizia è certa e sorgono le preoccupazioni per questo ennesimo disastro bancario che potrebbe avere conseguenze negative per le economie di tutto il mondo. Gli uffici italiani saranno chiusi entro la settimana, lo rivela un noto giornale americano. Già da alcuni giorni le borse sono andate a picco e i mercati azionari di tutto il mondo hanno risentito della situazione. Si tratta sicuramente del più grande fallimento della storia delle grandi banche mondiali ed è la diretta conseguenza della ormai nota vicenda dei mutui americani concessi senza le dovute garanzie patrimoniali. Si calcola che soltanto in Europa saranno circa 6.000 le persone che si troveranno senza lavoro. È intervenuto anche il presidente degli Stati Uniti a sottolineare come l'economia americana sia solida ed abbia la capacità necessaria per uscire dalla crisi. Inoltre Bush ha dichiarato che si sta lavorando per rendere l'impatto del fallimento meno violento sui mercati finanziari mondiali. Intanto sentiamo cosa devono aspettarsi gli investitori italiani secondo il parere di Lorenzo Bini Smaghi della Banca Centrale Europea. Innanzitutto questa è una banca di investimenti, cioè non è una banca al dettaglio che raccoglie depositi. Però interagisce con tutte le altre banche, il sistema finanziario, dunque è fondamentale che questo crollo non abbia un impatto sistemico e dunque le banche centrali sono intervenute, come ha detto il servizio, per far funzionare il mercato e evitare un tracollo ulteriore. Bini Smaghi, siamo a 10 anni dall'euro, lei appunto ha scritto questo libro, Il paradosso dell'euro, che bilancio traccia e che futuro ci attende? Sicuramente in queste ore ci si accorge dei lati positivi dell'euro, di questa moneta che se non ci fosse avremmo una speculazione all'interno dell'Europa come è avvenuto in passato. Purtroppo ci si dimentica di questi vantaggi nella vita quotidiana e si attribuisce all'euro una serie di aspetti negativi come gli aumenti dei prezzi che in parte ci sono stati e forse la bassa crescita. In realtà gran parte di questi problemi che abbiamo noi, ma che hanno anche altri paesi che non hanno l'euro, sono dovuti più a difficoltà nostre, delle nostre economie, a cui dobbiamo mettere mano rapidamente. Però l'euro è una grande opportunità e sicuramente ci protegge in queste fasi di instabilità e questo dobbiamo rendercene conto.